cari amici, rieccoci, ben ritrovati a Sfida Vincente Dailies. E questa sera con noi abbiamo Piero Capello, che è il presidente dello Sport Rally Team. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Buonasera. Ci racconta brevemente questa esperienza. Una bella esperienza, nata nel 1980, quest'anno festeggiamo i 35 anni di esistenza. Noi siamo organizzatori di eventi automobilistici e abbiamo nel nostro palmarès moltissime edizioni del Rally di Carmagnola, Pietra di Bagnole e Valli Cunesi. Pertanto, nonostante io sia un torinese, abbiamo tutta la nostra attività nella provincia di Cuneo. Lei ritiene che insomma, la provincia di Cuneo sia sensibile al tema del rally? Sì, direi di sì, anche se la comunicazione è sempre scarsa, perché io vorrei far presente solo una cosa, che il rally è imprenditoria, perché una volta le vetture da rally venivano costruite in casa con l'amico meccanico. Oggi queste vetture, avendo molta tecnologia, vengono noleggiate, pertanto ci sono in provincia di Cuneo in particolare moltissime officine, moltissime aziende che lavorano proprio per mantenere queste vetture che poi settimana per settimana vengono noleggiate. E questa è una voce molto importante perché, come ho già detto in altre occasioni, oltre al rumore e forse a quell'inquinamento che io non ritengo essere eccessivo, c'è tante famiglie che vivono grazie proprio a questo nostro mondo sportivo. Quindi in sostanza lei mi sta dicendo che il rally dà una ricchezza diretta ma anche indotta, no? Certo. Quindi è positivo per i territori? Moltissimo, su questo sicuramente noi abbiamo, io penso che un centinaio di famiglie sicuramente vivono grazie a questo sport. Beh, insomma, complimenti. Ringraziamo e salutiamo appunto Piero Luigi Capello, presidente dello Sport Rally Team, per essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi tutti, ci vediamo domani con un altro Daily.